Oggi sono qui per rassegnare le mie dimissioni da capo politico del Movimento 5 Stelle, così da favorire il percorso verso gli Stati Generali. E alla fine il passo indietro lo ha fatto davvero. Un passo difficile, atteso, a lungo meditato, Luigi Di Maio lascia dopo settimane di rumors e indiscrezioni, dopo i troppi mal di pancia interni, le diaspore e i dispiaceri, lascia prima di un altro probabile terremoto nelle urne. Molti mi stanno scrivendo e chiamando da stamattina per dirmi non mollare, non mollare. Io non ci penso per nulla a mollare. La cessione di sovranità grillina viene ufficializzata alle 18 nella cornice del Tempio di Adriano, la presentazione a Roma dei facilitatori regionali. È il deputato grillino Carelli ad aprire i lavori e a ringraziare Di Maio con un lungo applauso. Ma io penso che continueremo ancora a lavorare assieme. Questo gesto di Luigi Di Maio lo interpreto come un gesto di grande generosità nei confronti del movimento, perché spiana la strada all'apertura di un dibattito completamente libero che dovrebbe portare da qui, da oggi, al 15 marzo, agli Stati Generali. Lui, l'uomo solo al comando, detronizzato da una richiesta di collegialità voluta dal movimento, ha il volto provato. Ma nessuna forza politica è mai stata sconfitta da un nemico esterno, bensì sempre dal suo interno. I peggiori nemici sono quelli che uno non immagina mai di avere e che contraddicono i valori per i quali si è lottato insieme. Tutti presenti oggi i grillini per l'addio di Di Maio, i volti dei tanti pentastellati cresciuti con lui in questi 20 mesi da leader del movimento di governo. Tutti qui oggi, anche quelli che non gli hanno risparmiato critiche in un percorso di governo sempre più spinoso. Molti di voi, anche negli ultimi minuti, mi hanno scritto per dirmi di non morire. Io voglio dirvi una cosa, io non morrerò mai il movimento è la mia famiglia. Via la cravatta, il nodo alla gola. La cravatta per molti in questi anni ha contraddistinto il mio operato da capo politico. Per me ha sempre rappresentato un modo per onorare la serietà delle istituzioni della Repubblica e il contegno che deve avere un uomo dello Stato. E quindi nel ringraziarvi. Passo indietro, la reggenza passa a Vito Crimi, il più anziano nel comitato dei garanti, passa a lui ora lo scettro pentastellato.